Nell'ultimo anno vissuto nel Regno Unito ho sentito la necessità di mettere in contrapposizione il mio vissuto, i miei studi d'arte e la mia generazione con la tecnologia che ci sta influenzando. Tornato in Italia, nel posto dove sono nato, ho deciso che era giunto il momento di sviluppare questa idea. Ne è nato un concept. iRenaissance. iRenaissance esprime l'esigenza di un ritorno alle origini, ad un periodo storico dove l'esplosione di creatività fu tale che cambiò il mondo nel nome della bellezza. Cosa sarebbe successo se nel Rinascimento ci fosse stata la nostra moderna tecnologia? Quali influenze e ripercussioni avrebbe avuto sull'uomo rinascimentale? E cosa sarebbe stato poi di noi? Avrei potuto ammirare tutto questo? Traghettando la tecnologia in quel preciso contesto storico, ho deciso di fondere pose e atteggiamenti classici con reazioni ed espressioni contemporanee. Un dialogo quasi impossibile da immaginare, che solo l'arte può immortalare. Così ho cominciato a dipingere. In iRenaissance, i protagonisti delle mie opere affrontano la tecnologia attraverso reazioni diverse. Con rabbia, smarrimento, diffidenza, noia, ma anche con stupore e divertimento, con consapevole sicurezza e con fiducia. Ok, messo a fuoco. Accendo bianco. Ci siamo. La ricerca delle pose. Com'è comodo? Ok. Un po' più giù? Delle espressioni. Ok, ci siamo. Allora, pollice sopra. Ok, perfetto. Del rapporto tra luce e ombra. Ok. Adesso, piega poco poco le ginocchia, con le della grazia nei gesti, avanti, guarda verso in alto, verso sinistra, perfetto, un po' la posizione di prima, rilassa un po' le spalle se puoi, così, fermo. Tutti elementi che hanno chiesto alla fotografia il suo supporto digitale.
partendo dai miei punti di riferimento, sento che Iron Renaissance mi porterà ad una continua ricerca, che sfiderà la mia creatività su più fronti. Il mio sarà un viaggio nel tempo, nel nome della bellezza.